Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Anche la prossima settimana l'Abruzzo rimane in zona arancione. Oggi 392 nuovi casi di Covid, 5 morti, 424 guariti. Vediamo il servizio e a seguire il commento del governatore Marsilio. È un'Italia a soli due colori, quella decisa oggi dalla cabina di regia ministeriale. Rosso e arancione sono gli unici colori sulla cartina della penisola, in quanto fino al 30 aprile, per decreto del Presidente del Consiglio, non potranno esserci zone gialle. Da dopo Pasqua, però, via libera alle lezioni in presenza in classe per gli studenti fino alla prima media. L'Abruzzo è ancora in zona arancione, salvo quei comuni soggetti all'ordinanza regionale che impone maggiori restrizioni. Oggi nella nostra regione sono 392 nuovi casi di Covid, 6.227 i test tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 6,3%. Il più piccolo tra i contagiati ha 10 mesi, il più anziano 94 anni. Anche oggi la provincia dell'Aquila è quella più colpita dal virus. Qui si registrano 132 nuovi casi. A seguire il Chietino con 109 casi, il Teramano con 77 casi e il Pescarese con 66 casi. 8 dei contagiati provengono invece da fuori regione. I dichiarati guariti delle ultime ore sono 424. Attualmente in Abruzzo sono 10.450 i positivi accertati, 37 in meno rispetto a ieri. Di questi, 615 pazienti, 6 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. Con 7 nuovi ingressi torna a salire il numero degli ospedalizzati nelle terapie intensive. Sono 85 le persone in rianimazione, 6 in più rispetto a ieri. Presidente, dunque ci conferma, diminuisce il numero dei comuni con restrizioni in Abruzzo? Sì, erano oltre 40, adesso saranno circa la metà con soli 3 nuovi comuni che sono Lentella in provincia di Chieti e Cerchio e Pescina in provincia dell'Aquila. Tra i comuni che cessano le misure più restrittive ci sono comuni importanti come Montesilvano, Città Sant'Angelo, che confermano il trend che tutta la fascia costiera e l'area metropolitana ha avuto e continua ad avere, appunto, un ridimensionamento del contagio che invece cresce nella provincia dell'Aquila. Il dato da segnalare è che pure in un quadro di generale miglioramento, perché noi questa settimana abbiamo 500 totalmente positivi in meno, quindi sono aumentati molto più i guariti rispetto ai nuovi contagiati. Abbiamo l'indice R con T a 0,89, l'incidenza, quella che sopra i 250 fa scattare le misure restrittive, sta sotto 170. Solo la provincia dell'Aquila invece ha un trend in salita, soprattutto negli ultimi 3-4 giorni, che comincia ad apprezzarsi anche nelle città più importanti, a cominciare dal capoluogo, da Avezzano, Sulmona. Quindi questa è una cosa che bisogna tenere molto sotto controllo. L'ASL è stata invitata ad incrementare l'azione di vigilanza, di tamponi, di tracciamento dei contatti. E io sollecito anche tutti i sindaci, oltre che i cittadini, ad essere molto attenti per evitare che la provincia dell'Aquila possa subire una nuova ondata. E oggi in varie città abruzzesi hanno manifestato studenti e insegnanti per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza, facendo assunzioni e stanziando fondi per l'edilizia scolastica. Nella giornata odierna, stop alla didattica a distanza. Paolo Renzetti. Di Sante, quali sono i motivi di questa manifestazione che si svolge tra l'altro in diverse piazze italiane? Ma dopo un anno dall'emergenza sanitaria nessun governo e nessuna regione ha fatto quello che bisognava fare per la scuola, ovvero ridurre il numero degli alunni per classe, avviare un piano straordinario di assunzione stabilizzando i precari e tutto il personale necessario per la scuola e ovviamente fare un grande investimento per gli spazi e per l'edilizia scolastica. E se continua così anche il prossimo anno avremo, come dire, la DAD, perché il distanziamento sociale, la sicurezza a scuola si fa con riducendo il personale e riducendo il numero di alunni per classe, aumentando il personale scolastico
e con un forte investimento sull'edilizia scolastica. I soldi ci sono, quelli della fiscalità generale, bisogna investire il 5% del PIL sulla scuola e ci sono i fondi del recovery plan. Che cosa chiediamo? Innanzitutto che questi investimenti che sono previsti per questo recovery fund vengano spesi in modo realmente per la scuola, e cioè innanzitutto assolutamente necessario ridurre il numero degli alunni per classe a 15 e a massimo a 20 nel caso di un alunno diversamente abile. Questo naturalmente comporta per forza l'assunzione massiccia di insegnanti, di precari che da tanti anni aspettano anche di essere assunti, e in terzo luogo massicci investimenti nell'edilizia scolastica. Non possiamo chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza se non abbiamo gli ambienti, gli spazi adatti. Non bastano i gel, non bastano le mascherine, abbiamo bisogno di ambienti spaziosi dove poter appunto ottenere i ragazzi in sicurezza. E comunque già da adesso le scuole sono state un luogo sicuro, assolutamente, però oggi non è uno sciopero solo per rivendicare questi tre punti fondamentali, è proprio per fare un appello a tutta la cittadinanza, a tutti gli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi, agli studenti che hanno aderito alla manifestazione, dovrebbero arrivare anche qui, è proprio quella di chiedere una scuola diversa, ma diversa anche da quella che era prima, una scuola pubblica che veramente abbia da parte dello Stato, ripeto, questa attenzione, e attenzione vuol dire soldi, vuol dire investimenti. Ma secondo voi le scuole possono riaprire dopo Pasqua? Secondo noi le scuole riapriranno laddove ci sono le condizioni, non solo per la pandemia, non solo quindi per gli spazi, se hanno gli spazi devono riaprire le scuole. Però ripeto, non vogliamo focalizzare la nostra protesta di oggi solo su DAD sì, DAD no, riapertura sì, riapertura no. Qui ne va, le scelte che verranno fatte adesso con i soldi, ripeto, in ballo, andranno a indirizzare tutta la scuola del futuro per i prossimi 10-15 anni. E stando a quanto dichiarato dal Premier Draghi, da dopo Pasqua si potrebbe tornare sui banchi di scuola, almeno per quanto riguarda le scuole primarie e dell'infanzia. Secondo il capogruppo in regione del PD Silvio Paolucci è necessario che la giunta Marsilio inizi subito a programmare il ritorno alle lezioni in presenza. Ascoltiamo. La volontà del governo è quella di riaprire le scuole dopo Pasqua, anche nelle zone rosse. Lo ha annunciato il Premier Mario Draghi. Il piano è quello di riaprire le scuole primarie dell'infanzia allo scadere dell'ultimo DPCM. Bisogna iniziare a programmare il ritorno sui banchi in Abruzzo, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD, Silvio Paolucci, che ha presentato un'interpellanza all'emiciclo. Un'interpellanza per conoscere le intenzioni del governo regionale. Ci sono interi luoghi, in particolar modo l'area urbana, Pescara, Chieti, dove le scuole sono chiuse ormai da 2 mesi circa. E quello che noi chiediamo è chiarezza. Nelle settimane passate, nei mesi scorsi, troppa confusione su questo punto delle scuole e anche su altri aspetti, lasciando nella caos più totale famiglie, comuni e comunità. Quello che noi chiediamo con questa interpellanza è chiarezza, un programma e una grande alleanza tra regione insieme alle altre regioni, con i sindaci e anche con il mondo della scuola, perché raccogliendo anche l'appello del governo Draghi si ricominci gradualmente l'attività didattica in presenza, chiaramente ascoltato e tenuto soprattutto conto dei pareri tecnici del Comitato Tecnico Scientifico. Però adesso è il tempo della chiarezza, con un programma serio, ordinato, senza la confusione che abbiamo conosciuto nei mesi e nelle settimane scorse. Nelle scorse settimane le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico avevano portato diversi sindaci abruzzesi alla decisione di sospendere le lezioni in presenza. Tuttora dipenderà dalla velocità della campagna vaccinale, nella speranza che i colossi farmaceutici rispettino il programma di consegna delle dosi. Entro la fine di marzo tutto il personale scolastico abruzzese dovrebbe essere vaccinato. Al momento solo la ASL di Teramo ha concluso l'immunizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo scuola. La cronaca: è morto nell'incendio della casetta del villaggio del Fanciullo a Silvi, in cui aveva trovato riparo per la notte. A perdere la vita la scorsa notte un venditore ambulante marocchino di 62 anni.
L'allarme è scattato intorno alle 3 quando alla centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei residenti in via D'Annunzio che riferivano di una casetta dell'ex villaggio del Fanciullo che stava andando a fuoco. Sul posto sono così giunti immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Silvi e personale dei Vigili del Fuoco di Roseto che hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del sito si sono protratte per oltre un'ora e quando i soccorritori sono entrati nella casetta, sotto le macerie del tetto crollato per effetto dell'alto calore sprigionato dalle fiamme, hanno rinvenuto il cadavere di una persona completamente carbonizzato. Gli accertamenti effettuati dai militari dell'arma, anche attraverso l'esame dei campioni di DNA, hanno permesso di risalire all'identità della vittima. Si tratta di un venditore ambulante di 62 anni, di origine marocchina, molto conosciuto e stimato in città. Le verifiche svolte con l'ausilio dei vigili del fuoco hanno permesso anche di ricostruire in modo molto verosimile la dinamica dell'incidente. L'uomo, per scaldarsi dal freddo, avrebbe utilizzato una stufa d'olio incautamente posizionata a pochi centimetri dal giaciglio di fortuna che si era ricavato nella casetta andata a fuoco. Un'imprudenza che gli sarebbe purtroppo costata la vita. Sulla scorta degli accertamenti eseguiti e della ricostruzione degli eventi, l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta alla sepoltura dell'uomo. È comunque sconcertante che oggigiorno un uomo debba morire carbonizzato in una baracca nel tentativo di riscaldarsi. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Anche in Abruzzo c'è stato lo sciopero dei trasporti per il rinnovo del contratto. A Chieti presidio nei pressi della sede della Panoramica per la vertenza in atto fra azienda e lavoratori. Il servizio. Qual è la situazione oggi del trasporto in Abruzzo? La situazione del trasporto in Abruzzo è molto preoccupante, le spiego perché. Perché si sta andando avanti con la parcellizzazione del TPL, incentivando il nanismo delle imprese. Questo porterà sicuramente a nulla di buono, perché i cittadini abruzzesi non vedranno corrisporsi un servizio di qualità e una rete dei trasporti. Quello che manca è la programmazione di Regione Abruzzo, che non fa una programmazione oculata e generale, ma lascia, diciamo, interpretare ai vari territori le varie situazioni. Oggi sciopero nazionale dei trasporti, ci sono delle manifestazioni anche in Abruzzo, ma non è casuale la vostra presenza oggi qui a Chieti nei pressi della Panoramica? No, non è un caso, perché purtroppo questa è una avvertenza che si trascina dall'anno scorso e c'è un vecchio proverbio antico che dice ogni disgrazia è provvidenza, e purtroppo questi signori nella disgrazia ricevono soldi dal governo, dalla regione per i ristori, per le perdite che hanno avuto, fino anche dei biglietti, dei chilometri non percorsi, chilometri che non percorsi che comunque vengono pagati. Nel contempo non paghi di questo che hanno avuto dalla regione e dal governo, hanno pensato bene di disdettare anche il contratto di secondo livello dei lavoratori, sottraendo risorse alle famiglie e mettendo in grave difficoltà tutte le famiglie di questa società. Noi ci rivolgiamo in primis all'azienda, in sostanza, che ha tolto con una posizione unilaterale il 15 giugno del 2020, ha tolto con tutti gli annessi e connessi oltre 600 euro ai lavoratori, e approfittando anche della pandemia, però in buona sostanza loro diventano sempre più ricchi e noi sempre più poveri, perché con questa pandemia in sostanza si sono arricchiti, perché hanno preso per quanto riguarda il contributo chilometrico voto per pieno, per quanto riguarda i minori introiti hanno preso i soldi dallo Stato e a noi ci tolgono i soldi. C'è preoccupazione, c'è incertezza. Tra l'altro stiamo vivendo una disdetta di tutto il secondo livello che arriva dopo il mancato rinnovo di un accordo che premiava i lavoratori produttivi, dopo l'inasprimento dell'orario di lavoro. È una disdetta che è arrivata in piena pandemia, quindi noi siamo già fiaccati dai ritardi per quanto riguarda l'erogazione della cassa integrazione, quindi abbiamo trovato questa bella sorpresa. Abbiamo dei problemi materiali a concludere proprio alla fine del mese, perché ci sono dei lavoratori che vivono soltanto di questo reddito e non possiamo permettere che l'azienda continui a lucrare su questo. Voi comunque continuerete a cercare di avere anche un'interlocuzione con l'azienda? Certo, noi aspettiamo che ci chiami,
anche se da parte loro c'è una totale chiusura, hanno messo un muro davanti e noi comunque continueremo a far valere i nostri diritti con la forza dello sciopero. E ora la politica. Il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annunzis, che ha anche delle deleghe pesanti ai lavori pubblici e alle infrastrutture, ha lasciato Forza Italia e ha ufficialmente aderito al partito Fratelli d'Italia. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa di cui vedete ora l'immagine. Oggi, nel segno di quei valori che da sempre mi contraddistinguono, ha dichiarato D'Annunzis, intraprendo un nuovo percorso in Fratelli d'Italia, poiché in questo partito si trova ciò che la politica ha perso in questi anni. Fratelli d'Italia continua a crescere in numeri, qualità e in termini di radicamento del territorio, ha commentato soddisfatto il coordinatore regionale del partito della Meloni, Etel Sigismondi. La decisione era già nell'aria fin dal rimpasto di giunta regionale che era seguito alla spaccatura del centrodestra per le elezioni amministrative di Chieti. Scricchiolano ora gli equilibri in maggioranza e il cambio di casacca di D'Annunzis potrebbe anche dare il via al fuggi-fuggi dal partito di Berlusconi degli amministratori che come lui sono del Teramano. I settori del wedding plan ed eventi sono in ginocchio dopo un anno in cui per la pandemia non ci sono stati matrimoni e cerimonie. Pochi i ristori e tanti i punti interrogativi per quanto riguarda il futuro. Il servizio. Chiediamo la ripartenza in sicurezza, soprattutto dall'ultima novità che vede le crociere possibili, quindi noi ci chiediamo come mai su una nave da crociera possano convivere, ovviamente con i tamponi, abbiamo capito bene il protocollo, con i tamponi salivari 3 giorni prima, come mai loro possano convivere 5.000 persone in una nave e in un ristorante non si possa svolgere una festa che potrebbe essere di 100, 200, 300 persone, tra l'altro magari parenti, controllati e autocertificati. Beh, nel passato probabilmente sì, sicuramente, perché l'estate scorsa non conoscevamo bene, non c'erano protocolli da seguire. Adesso la situazione è assolutamente diversa, credo che abbiamo preso tutti coscienza dell'importanza di questo virus. Quindi il fatto di voler fare una festa, ci sono sposi che dal 2020 stanno rimandando al 2022, talmente nella disperazione, li sento e li vivo, sono disposti a mantenere il rispetto che possa essere le 4 persone al tavolo a distanziati, hanno rinunciato al ballo, hanno rinunciato ai baci, l'importante è per loro poter festeggiare, parliamo dei matrimoni ma parliamo anche di battesimi, prime comunioni, ci sono realtà in cui i bambini nati l'anno scorso, 2020, ancora non riescono a ricevere il sacramento del battesimo, è una cosa tremenda. È importantissimo in termini economici, sono 67 miliardi di euro a livello italiano, nazionale, siamo 250.000 imprese, 1 milione di lavoratori dipendenti, regolarmente assunti e stagionali, siamo fermi da un anno, il comparto specifico, quello dell'abbigliamento è quello che ha subito maggior danni perché abbiamo le imprese, le aziende di produzione che sono fermi con le produzioni, che hanno consegnato la merce attraverso i rappresentanti che non percepiscono ovviamente provvigioni attualmente perché noi atelier non siamo in grado di pagare la merce che abbiamo in negozio, in venduta e ci stiamo proiettando al secondo anno di fermo perché in realtà i matrimoni del 2021 sarebbero stati organizzati già da novembre-dicembre, quindi abbiamo già perso praticamente il 70% del 2021. Nessun ristoro, i 600 euro l'anno scorso 2 volte per parlare dell'INPS e in quest'ultimo ristoro parliamo di un 3,5%, quindi se lei pensa 1,5 milioni di euro di fatturato, 35.000 euro di ristoro. Autoveicoli smontati, privi di targa e cumuli di pneumatici in un'area non adibita. È questo che hanno trovato a Ortona gli uomini della Guardia di Finanza che hanno sottoposto a sequestro un'area di 7.000 metri quadri e denunciato il gestore e proprietario del terreno, Andrea Costantini. Una discarica abusiva di 7.000 metri quadri è stata sequestrata a Ortona dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L'area era utilizzata da una società operante nel settore della rivendita di autoveicoli che non ha mai dichiarato redditi al fisco. Posto ai margini di un'area industriale e mimetizzato tra i terreni circostanti, il sito è stato individuato grazie ad una serie di sorvoli attraverso i quali i finanzieri hanno notato la presenza di numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate.
localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica. Alla luce di quanto riscontrato, i finanzieri della stazione navale e della sezione aerea hanno bloccato l'illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da 130 veicoli fuori uso, di alcuni privi di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, cumuli di pneumatici fuori uso, parti di ricambio di autoveicoli e materiale di vario genere. I rifiuti erano in evidente stato di abbandono su un terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Oltre al sequestro preventivo dell'area, il gestore e il proprietario del terreno sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. La Teramo Ambiente, la società che smaltisce i rifiuti, da oggi è ufficialmente una società totalmente in mano al pubblico, un'operazione questa fortemente voluta dal sindaco D'Alberto, ma la minoranza si oppone e minaccia anche denunce. Tania Bonici Castelli. Giornata storica per la Teramo Ambiente, la municipalizzata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani del comune di Teramo e che da società mista passerà ad essere completamente pubblica. Attraverso il voto del Consiglio Comunale la Team diventerà una in-house senza soci privati. Un'operazione fortemente voluta dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che vede attraverso questa trasformazione la strada giusta per far pagare ai teramani sempre meno tasse sui rifiuti. Perché è così importante che la Team diventi pubblica? Ma è una scelta intanto che è finalizzata a ripristinare la legittimità. Dopo 10 anni per scelte politiche sbagliate che hanno lasciato questa società in una situazione di precarietà e illegittimità, che hanno pagato i cittadini teramani in termini di costi, soprattutto per quanto riguarda la gestione della tariffa. Dare continuità a un'azienda e dare soprattutto prospettiva. Noi vogliamo mettere in regola questa società, e la strada che abbiamo scelto e che è pienamente in linea con quella che è la normativa regionale. Poi società in house o non in house, dipende da come la gestisce, da quali sono gli indirizzi che dai. Stiamo vedendo quello che sta succedendo nell'altra in house, quella dell'acqua, per come viene gestita. Da quando ci siamo noi la società è stata gestita in modo perfetto, adeguato, con la riduzione dei costi di gestione, con l'abbattimento dei costi della tariffa, con il ripristino di trasparenza e chiarezza. È un'operazione di legittimità, è un'operazione di prospettiva per una società che ha delle potenzialità straordinarie e che evidentemente è stata gestita da coloro che oggi contestano questa operazione, perché evidentemente per loro è una sconfitta, è stata gestita al servizio della politica e dei politici e non dei cittadini. Non mancano però le polemiche sulla trasformazione della Team in società pubblica. La minoranza di centrodestra e Italia Viva si oppongono e contestano i costi dell'operazione, troppo gravosi secondo loro per il comune, e minacciano denunce penali. Noi vogliamo che la Team sia acquistata con i dovuti criteri. Non che il sindaco ci parla di un acquisto di 1.400.000, perché è mascherato. In realtà è un acquisto di 2.400.000 più le tasse di oltre 400.000 euro che andremo a pagare nel togliere alcuni fondi messi a riserva e rimessi in bilancio. Lei non l'avrebbe acquistata? Io l'avrei acquistata quando c'era la possibilità di acquistarla, e cioè quando, come gli ha suggerito anche il professor Cerulli, di acquistarla durante la curatela, quando la base d'asta partiva da 1.200.000 con i cespiti di Reggio Calabria, quindi presumibilmente il valore della Team era sui 950.000 euro. Intanto, su sollecitazione del comune di Teramo, è partita la campagna trasparenza sul sito web della Team. Da oggi i cittadini teramani potranno sapere in anticipo quanto pagheranno di tari ed ogni sera, grazie ad un'app, saranno avvisati sul rifiuto da conferire. Torniamo ora a parlare delle restrizioni per la pandemia, perché nel pomeriggio il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato un'ordinanza che determina, lo scopo di favorire il contenimento della diffusione del Covid, il divieto di stazionamento in Piazza della Rinascita, Piazza Sacro Cuore e Piazza Musi nelle giornate dal 27 al 28 marzo e dal 3 al 5 aprile.
nei weekend, insomma dalle ore 15 alle ore 22. È fatta salva l'attesa in coda, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali, per quanti debbano accedere agli esercizi commerciali autorizzati all'apertura. Il provvedimento applica tra gli altri le disposizioni previste dal DPCM del 2 marzo e dal decreto legge del 16 maggio 2020. Andiamo ora allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Dopo le delusioni collezionate in maglia Pescara, Macin e Memusciai si sono consolati ieri sera con le vittorie nelle rispettive nazionali. Intanto il Pescara, senza loro due e senza Bellanova, continua a lavorare in vista del match contro il Pisa che si disputerà venerdì prossimo. Vediamo il servizio. Doppia seduta odierna per il Pescara, ovviamente senza i nazionali. Se Bellanova ha giocato uno scampolo di gara nel match pareggiato dagli azzurrini in Slovenia contro la Repubblica Ceca nel girone di qualificazione degli europei Under 21, José Macin e Lejan Memusciai ritrovano sollievo con le rispettive selezioni dopo le amarezze pescaresi. Macin in campo 90 minuti nel successo, nel finale della sua Guinea Equatoriale contro la Tanzania, che vale la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. Più sofferta del previsto la vittoria di misura dell'Albania ad Andorra nella prima gara delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. Titolare Memusciai, sostituito al 62esimo. Per Macin ultimo impegno domenica, poi sarà di rientro. Bellanova giocherà domani sera e martedì con l'Under 21, Memusciai domenica e mercoledì. Insomma, gli ultimi due saranno a disposizione di Grassadonia solo a ridosso del match casalingo con il Pisa, ovviamente da vincere, se questo Pescara ha voglia di non arrendersi ad una retrocessione che sembra oramai scritta. Lo stesso Grassadonia in questi giorni sta lavorando senza Gut, che si porta dietro i problemi alla caviglia riportati nel match di Vicenza. D'altro canto riavrà sicuramente Scognamiglio, che ha scontato il turno di squalifica, e Bocchetti, che ha smaltito il problema muscolare e sta lavorando in gruppo a pieno regime. In caso di forfait di Gut, la difesa 3 sarà composta da Drudi, Bocchetti e Scognamiglio. In caso di inserimento di Sorensen, Drudi giocherà al centro e alla sua sinistra avrà uno tra Bocchetti e Scognamiglio. Sono idee quando siamo ancora ad una settimana dalla partita contro i toscani. A centrocampo si è fermato Rigoni. Per l'attacco Odgaard sta lavorando a parte al pari di Riccardi e non è escluso che possa recuperare almeno per andare in panchina. Resta poi da capire se in questo ampio intervallo di tempo possa frullare nella testa di Grassadonia l'ipotesi di lanciare tra i titolari alcuni dei calciatori finora meno impiegati e anche per questo più freschi e liberi mentalmente. All'Adriatico si presenterà una squadra, quella guidata dal pescarese Luca D'Angelo, che ha avuto una pausa più lunga visto il rinvio del match col Pordenone e che per il secondo anno consecutivo ha chiuso in anticipo il discorso salvezza e si concentra nella lotta playoff. Niente sconti da parte del Pisa, che ha 4 punti da recuperare, ma con una partita in meno rispetto all'ottavo posto occupato dal Chievo. Massimo Volta indossa il biancazzurro. Il difensore era arrivato in prestito dal Benevento alla fine della scorsa sessione invernale di mercato, ma la società aveva subito chiarito che sarebbe servito tempo prima di vederlo a Pescara, poiché stava recuperando da un'operazione effettuata a fine ottobre di revisione del tendine d'Achille della gamba destra. Ora Volta, che vedete in questa immagine, si allena in gruppo con i biancazzurri, anche se il suo arrivo giunge in una fase nella quale il campionato del Pescara sembra oramai compromesso. Staremo a vedere dalle ultime partite. Ma ora scendiamo in Serie C. Il Teramo è partito stamani per Vibo Valentia, dove domenica alle 12.30 sfiderà la Vibonese. Alla lista dei soliti assenti si è aggiunto Kerem Mateng, ma d'altro canto di quella lista non fa più parte Lasic, che ha smaltito il problema al flessore ed è partito per la Calabria con il resto del gruppo. Ha un solo tempo nelle gambe e non sarà titolare, ma il giocatore slovacco ha voglia di contribuire al finale di stagione del Teramo. Vediamo il servizio. Il nuovo Lasic vuole tornare a giocare da terzino destro, magari sogna di tornare a fare il centrocampista per il Teramo? Ma no, io nel senso mi metto a disposizione del mister, mi piace pure il ruolo di terzino, quindi dove sarà bisogno lì giocherò. Se devo giocare da centrocampo, gioco centrocampo, se da terzino faccio terzino. È indifferente per me. Queste settimane in cui sei mancato, che Teramo hai visto? Alcune partite abbiamo fatto meglio, alcune peggio, nel senso
Contro la Ternana si è visto miglioramento rispetto alla partita di andata. Invece la partita scorsa, secondo me, abbiamo fatto un passo indietro. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, quelle di Ternana, fino al settantesimo, secondo me. E non ripetere quel mese che abbiamo visto a dicembre. E sicuramente dobbiamo fare questo ultimo mese, dobbiamo fare bene, più punti possibili per arrivare in una posizione nel playoff più alta possibile. Ho fatto tante partite, nel senso anche in B, anche altri campionati, quindi penso la mia esperienza può aiutare la squadra nei momenti, diciamo, difficili durante la partita. La squadra vibonese fa tanti pareggi, come vedete, non sarà una partita facile, secondo me, però siamo in grado di vincerla sicuramente se facciamo quello che dobbiamo. Non ne ho dubbi di questo. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto, però. E ora vediamo rapidamente gli appuntamenti per questo weekend per calcio a 5 e volley. Partiamo dal calcio a 5. Fermi i campionati di A e A2, ma domani la Color Max Pescara giocherà in gara secca il turno eliminatorio di Coppa Italia a Padova alle 19. In B la Dem nell'anticipo vince a Barletta per 10-3 ed è più vicina ai playoff. Si gioca al femminile, gran match domenica per il Montesilvano sul campo dello Statte. In palio la seconda piazza, in A2 la capolista Francavilla va a Perugia, il Florida Pescara riceve il Foligno, l'Orione Avezzano gioca a Firenze. Per quanto invece riguarda la pallavolo, pausa per la Sieco che disputerà la prima dei playoff a Siena l'11 aprile, i quarti di finale. L'Abba Pineto in A3 riceverà domenica la capolista Grottazzolina nell'ultima gara della prima fase, in una gara ininfluente ai fini della classifica, quarto posto già conquistato dagli abruzzesi in attesa dei playoff contro l'Aversa l'11 aprile. In B l'Alba affronterà in casa il Potentino, il Paglieta andrà a Lucera. In B1 femminile scontro al vertice per l'Altino in campo alla Santeria, mentre la Tetina ospiterà domani il Casal de Pazzi. E in B2 il Gada Pescara 3 cercherà il gran colpo sul campo della capolista Porto Sant'Elpidio. La vice Arabona se la vedrà col Pagliare e il Teramo se la vedrà col Fermo. E con questo terminiamo questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube, come anche sul sito tv6.it. Io vi ringrazio per averci seguito. Buona serata.